Allora, con noi Alessio Fantozzi, l'allenatore della Parma Letale. Oggi deve essere contento soprattutto della reazione dei suoi ragazzi all'intervallo 1-0 per gli avversari, poi la rimonta e i tre punti. Ma penso che sui tre punti non ci siano dubbi, perché comunque oggi ai ragazzi posso fare solo i complimenti, perché l'abbiamo meritata ampiamente. Il risultato va un po' stretto per quello che abbiamo fatto, però... Mi permetto di dire, mister, di sottolineare la prestazione dell'estremo difensore avversario. Sì, purtroppo è un fattore che si ripete spesso ogni volta che giocano contro di noi, anche con il pareggio con Stimigliano, protagonista fu il portiere avversario. Ci riprendiamo i tre punti che ci sono sfumati, o meglio, i due punti ci sono sfumati nella partita col Vallerano dopo una prestazione sottotono. Oggi sarebbe stato troppo severo non chiudere con una vittoria. E allora, mister, rimane ancora comunque compatto il gruppetto di testa nel girone. Con questa vittoria legittimate il primato, poi andremo a vedere quali saranno i risultati dagli altri campi, ma quali sono le sensazioni sullo stato di forma della Parma Letale e in generale sul livello della squadra? Allora, noi siamo sicuramente in una forma ottima, pronti per il rush finale del campionato. E ci godiamo il primato, che ad oggi ci vede a più 4 sulla seconda, anche se la seconda ha due partite da recuperare. Per noi era importante vincere e comunque recuperare queste partite con un po' di pressione. E ci siamo, lavoreremo bene sotto le feste per farci trovare pronti alla ripresa. Ultima domanda per Fantozzi. Cosa ha detto, quali parole ha impartito ai suoi giocatori nel corso dell'intervallo? Eravamo in partita, quindi io ho solamente predicato calma, perché sapevo che bastava fare il gol del pareggio per sbloccarci a livello mentale era troppo importante. Quindi i ragazzi sono stati bravi a rimanere calmi, non si sono fatti lasciare in partita, consapevoli che comunque l'avremmo portata a casa, bastato poco insomma. E allora, è un Parma Letale convinto e convincente quello di Fantozzi. Grazie mister, appuntamento alle prossime partite. Grazie a voi.